Carlo Nordio, Carlo Nordio, Giorgia Meloni, Sergio Mattarella, Mario Draghi, Carlo Nordio, potentissimo magistrato ora in pensione, nacque nel 1947. Io invece, Serafino Massoni, sono nato nel febbraio del 1940. Carlo Nordio è nato nel 1947, invece io, Serafino Massoni, sono nato ai primi del febbraio del 1940, quindi ho 7-8 anni più di Carlo Nordio. Carlo Nordio, potentissimo magistrato, ora in pensione. Giorgia Meloni, dei Fratelli d'Italia, aveva proposto al Quirinale e Carlo Nordio aveva accettato. Agli inizi aveva accettata la proposta di Giorgia Meloni, però adesso Carlo Nordio precisa che la soluzione migliore è quella di Sergio Mattarella al Quirinale e Mario Draghi a Palazzo Chigi. Sì, dice proprio così, dice che è la soluzione migliore. E allora non credo che Giorgia Meloni sia contenta di quello che dice il potente ex magistrato Carlo Nordio. Perché Carlo Nordio dice sì, io Carlo Nordio l'ho accettata la proposta di Giorgia Meloni di salire al Quirinale, ma l'ho accettata quando sembrava che Sergio Mattarella non ci volesse tornare al Quirinale. Quando sembrava che in Parlamento nessuno lo votava Sergio Mattarella. Cioè, Carlo Nordio, in parole povere, precisa che lui la proposta di Giorgia Meloni l'ha accettata così. E io la notizia la leggo, l'ambasciatore non porta pena, la leggo la notizia di Carlo Nordio che dice che lui la proposta di andare al Quirinale da parte di Giorgia Meloni l'aveva accettata così, tepidamente, quando ancora in Parlamento non si votava Sergio Mattarella, perché Sergio Mattarella aveva detto che non ci voleva tornare al Quirinale. E per cui Carlo Nordio dice: io la proposta di Giorgia Meloni l'ho accettata così, ma io non lo so adesso cosa può pensare Giorgia Meloni. Delle parole dell'ex magistrato, potentissimo ex magistrato Carlo Nordio, non lo so cosa può pensare, non lo so cosa può pensare, io non lo so cosa può pensare. Io vorrei sapere cosa pensa Paolo Mieli. Paolo Mieli, che a più riprese Paolo Mieli aveva detto, a più riprese Paolo Mieli aveva detto, aveva profetizzato Paolo Mieli, e io gli ho dedicato dei video a Paolo Mieli, aveva profetizzato che al Colle ci andava Mario Draghi, capito? Mario Draghi. Dopo che è stato eletto Sergio Mattarella, io non l'ho più sentito, però il potentissimo giornalista Paolo Mieli dire: ho sbagliato. No, 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 no. Vabbè, questa è la situazione. Carlo Nordio ha precisato la sua posizione, Carlo Nordio. Ha precisato la sua posizione. Ha fatto bene Carlo Nordio a precisare la sua posizione. E io, Serafino Massoni, preciso la mia posizione. Cioè, questo è il mio ultimo romanzo, vedi, un romanzo storico ambientato dentro il Terzo Reich, vedi, dentro il Terzo Reich. Non è un caso che nel frontespizio, nella prima di copertina, si vede da una parte la stella di David e dall'altra la croce uncinata, la croce uncinata. Io sono questo qua, vedete, ho quasi 82, cioè fra pochi giorni compio 82 anni, opero su YouTube e su YouTube ho circa 11 milioni di visualizzazioni. Ok, cari amici, a Carlo Nordio, a Giorgia Meloni, Sergio Mattarella, Mario Draghi, eccetera, tanti cari saluti dal marinaio dell'Antille.